È stato presentato questa mattina, 18 ottobre, nella sala giunta del Comune di Pescara il progetto Giovani Fuori Classe. Si tratta di un progetto del Comune di Pescara finanziato dalla Regione Abruzzo che consentirà a 88 giovani disoccupati o inoccupati di seguire un percorso formativo gratuito da scegliere in quattro ambiti diversi. Si tratta di un'opportunità per tutti coloro che non hanno un lavoro e attualmente non sono inseriti in percorsi formativi e professionali, ma che desiderano mettersi alla prova e quindi un segno di attenzione forte del comune per una fascia consistente della popolazione pescarese, perché sono circa 23.000 i residenti in città di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Ascoltiamo l'assessore comunale alle politiche giovanili, Patrizia Martelli. Di che cosa si tratta e che cosa contrasta questo progetto? Parliamo innanzitutto di Giovani Fuori Classe, è un progetto molto importante con un budget di ben 25.000 euro. Cosa vuole fare? Vuole dare il supporto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, dei giovani che purtroppo in questo momento storico sono inoccupati e disoccupati. L'amministrazione comunale ha pensato di istituire ben quattro corsi, uno dedicato allo sport, all'ambiente, al turismo e alla sicurezza. Io vorrei ricordare a tutta la cittadinanza di Pescara che proprio oggi alle 13 uscirà l'avviso e sarà pubblicato per 20 giorni. È una grande occasione per i nostri ragazzi perché avranno la possibilità di seguire questi corsi, ma soprattutto di avere una vera e propria qualifica. Questo progetto però si inserisce all'interno di una triangolazione, diciamo, perché viene accompagnato dall'Informa Giovani e dal Museo Ecofluviale. È proprio così, infatti l'amministrazione comunale che cosa vuole dare? Continuità ai progetti già esistenti. Ricordiamo benissimo l'istituzione dell'Ecomuseo Fluviale, dove in questi corsi si potranno effettuare delle gite guidate, non solo, ma l'Informa Giovane che abbiamo aperto pochi mesi fa sarà a disposizione per seguire questi corsi. Quindi è importante dare continuità ai nostri progetti. Per questo progetto è stato emesso un bando che è stato vinto da Endas. Sì, infatti l'Endas è un ente del terzo settore che è sempre presente e collabora molto con l'amministrazione. Infatti sarà proprio Endas Abruzzo a seguire questo progetto. E ultima cosa, quali sono i requisiti per partecipare? Innanzitutto, per partecipare bisogna essere residente nella città di Pescara. L'età dai 18 ai 35 anni, devono essere disoccupati o inoccupati. Le attività per i corsisti si svolgeranno per la parte teorica nella sede dell'Informa Giovani di via Ilaria Alpi 40, oppure nelle sedi messe a disposizione da Endas Abruzzo, mentre per i laboratori e le attività pratiche i corsisti saranno accolti all'Informa Giovani o nelle sedi di enti e aziende o cooperative convenzionate proprio con Endas Abruzzo. Scendiamo però nel dettaglio di questi percorsi formativi con Roberta Pellegrino, responsabile del servizio Programmazione Sociale e Misure Straordinarie per il Welfare. Dunque, questo è un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo con il Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili. È un progetto abbastanza innovativo perché intanto avrà luogo all'interno dell'Informa Giovani che abbiamo inaugurato come amministrazione comunale qualche mese fa e fondamentalmente consiste nel mettere in campo alcune azioni che possono interessare giovani disoccupati e inoccupati. In particolare oggi lanciamo un avviso che è stato pubblicato proprio questa mattina con scadenza 7 novembre. Qui 100 giovani pescaresi potranno iscriversi a dei corsi di formazione e orientamento gratuiti che rilasceranno anche degli attestati. Quindi fondamentalmente questo progetto prevede l'animazione e il fatto di creare dei punti di incontro, quindi proprio dei seminari, di workshop sulla tua impresa, dei corsi di formazione e anche una linea molto interessante di accompagnamento per tutti gli istituti superiori, onnicomprensivi della città di Pescara che vorranno partecipare, per portare dei bambini, gli studenti all'Ecomuseo Fluvia che avevamo inaugurato l'anno scorso. Scendiamo un po' più nel dettaglio, con i corsi che verranno attivati. Le possibilità sono diverse, chiaramente i ragazzi avranno la possibilità di mettere due scelte. La prima, la scelta più importante, e la seconda, in modo tale che quando andremo poi a vedere il numero degli iscritti sarà poi possibile riuscire a sistemare tutti. Il primo corso è di
animatore educatore sportivo. E questo è un corso che rilascia un diploma nazionale riconosciuto dal CONI. È destinato a 22 ragazzi e le ore di formazione sono 60, 36 di teoria e 24 di pratica, 22 posti a disposizione. Il secondo corso, che consente di acquisire la qualifica di operatore steward per grandi eventi sportivi, dura 56 ore, 32 di attività teoriche e 24 di attività pratica, e l'attestato di qualifica rilasciato è riconosciuto dall'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive. Il terzo corso invece è più un corso di orientamento, di alfabetizzazione informatica, totale 56 ore, 32 ore di lezione teorica e 24 pratiche, e l'ultimo corso è il Florolto, come coltivare fiori, verdure e frutti, è aperto a chi vuole acquisire delle competenze, diciamo, per seminare, per coltivare un orto urbano. Tra l'altro, nell'ambito di Giovani Fuori Classe, anche i giovani borsisti che hanno precedentemente aderito al progetto di valorizzazione delle aree golenali, appunto il progetto Golena, faranno da accompagnatori, dopo essere stati formati a questo scopo, agli studenti pescaresi che parteciperanno alle visite guidate all'Ecomuseo Fluvia. Si tratta del museo a cielo aperto lungo la sponda del fiume, che a marzo e a aprile 2024 farà da sfondo alle 10 uscite gratuite, in alcuni casi anche in bicicletta, per gli studenti delle quinte elementari, della terza media e del primo superiore, con attività diversificate a seconda dell'età. Ricordiamo che il bando è uscito proprio oggi e sarà attivo ancora per 20 giorni e per la redazione del curriculum e della domanda di candidatura è previsto un supporto tramite l'Informa Giovani, che sarà aperto a questo proposito da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 17 alle 19. Grazie per aver seguito questa puntata di Servizi e Interviste e a risentirci.